Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, Marchionne, il centrosinistra parte con un vantaggio. Al primo turno lei aveva preso il 45% circa dei voti contro il 31% del presidente uscente del centrodestra. Quali sono le ragioni che hanno portato il centrosinistra a una candidatura come la sua e soprattutto quali sono i tre punti di programma che mette sul piatto di questo ballottaggio per andare a governare il quarto municipio, che poi in realtà è diventato il terzo municipio di Roma? Ma io credo che sia le ragioni della mia candidatura che quelle del risultato che abbiamo raccolto al primo turno stanno nei 5 anni vissuti all'ombra del Campidoglio, mal governato da Alemanno e diciamo anche dalle politiche messe in piedi da un municipio targato per la prima volta, diciamo, nella sua storia da centrodestra, politiche assolutamente insufficienti per dare risposte alle esigenze di una città che ne ha tante come la nostra, no? Anche il nostro è un territorio complesso, difficile, articolato, diviso fra un pezzo ormai di città molto centrale, il nostro centro storico e poi la periferia vecchia, diciamo quella consolidata, storica, e nuovi quartieri realizzati in tempi più recenti. Quindi ovviamente una complessità che la destra non è stata in grado di governare, ma nemmeno di, diciamo, interpretare con un progetto. Quindi noi ci candidiamo, diciamo, su quali punti mi chiedevate. I nostri punti ovviamente sono quelli, diciamo, di poter rendere più vivibile questa parte della città. È un lavoro complesso che vorremmo fare a partire appunto da poter interpretare la necessità di un trasporto pubblico efficiente. Qui sono state ristrutturate le linee di trasporto di superficie in concomitanza con l'arrivo della metro, di fatto peggiorando il servizio, quindi rimettere in piedi una discussione pubblica sul trasporto pubblico di superficie e in più anche una progettazione di mobilità sostenibile, visto i ciclabili. La nostra stazione a metro di fatto è inaccessibile per tanti cittadini che pensano o anziani o che si muovono, diciamo, in sella a una bicicletta, per fortuna sono sempre di più nella nostra città, e quindi dare a loro anche un segnale di attenzione. E poi dall'altra parte perché vogliamo che questo municipio, il nostro terzo municipio, possa essere un punto di raccordo, no? Per ricostruire una rete e welfare locale, no? Noi abbiamo bisogno qui di un piano regolatore sociale di questo territorio efficace, di servizi integrati, di una scuola accogliente per tutti, no? Maggiore sostegno agli anziani. Ecco, questa roba qui si fa se il municipio riesce a chiamare a raccolta tutte le energie che ci sono su questo territorio, no? Dalla cooperazione sociale fino al volontariato, e insieme a loro progettare risposte per i bisogni che nascono da questa crisi. Una domanda secca, ne parlavamo prima con Bonelli: una delle cose che ha fatto più notizia in questi 5 anni sono gli autovelox nelle strade del quarto municipio. Se vince lei, li toglie, li lascia, come si comporterà? Ma io credo che quella è una proposta nata estemporanea, quella dei velox. Perché di fatto non sono abilitati, cioè non sono dei veri e propri autovelox, sono dei deterrenti più o meno simbolici. All'inizio dovevano essere gratuiti per le casse del municipio e invece sono costati, a conti fatti, 30.000 euro. Non è una cifra enorme, però pensando che appunto non sono abilitati a fare nemmeno a sanzionare chi infrange il limite di velocità, il tema è che appunto non sono dei deterrenti un po' sciocchi. Allora, quello che serve secondo me è poter pensare insieme ai comitati di quartiere, residenti delle zone 30 nei quartieri prevalentemente residenziali, quindi dossi artificiali, laddove ad esempio noi abbiamo dei quartieri un po' nati quando le macchine non c'erano, Città Giardino, o comunque diciamo non erano così diffuse. Oggi ci sono più macchine che cittadini.
e non ci sono i marciapiedi, e quindi probabilmente lì realizzare le zone 30 serve per la sicurezza dei pedoni e per una migliore vivibilità dei quartieri. In altre zone di Roma sono state fatte, penso a Pigneto, a Prenestino, ecco, non capisco perché da noi non si possano fare, abbiamo proposto varie volte a Bonelli ma non ci ha voluto sentire. Poi ci sono altri quartieri che invece sono nati in maniera spontanea, l'ex borgata, e anche lì può essere una soluzione per tenere sotto controllo i limiti di velocità e dall'altra parte, ecco, tutelare la sicurezza dei pedoni. In conclusione, ieri lei ha partecipato al ricordo della mamma di Valerio Verbano, scomparsa, Carla Verbano. Vi è spesso nella nostra zona un clima di tensione, non le voglio fare una domanda scontata di una vicenda che l'ha vista anche protagonista, però la domanda specifica è: il municipio si impegnerà per creare questa casa museo, partendo appunto dall'abitazione di Valerio e di Carla Verbano? Sì, l'altro ieri sono stato via Monte Bianco, ho avuto la fortuna di conoscere una donna energica e piena di valori, tenacia, un simbolo per la nostra comunità locale come Carla Verbano. E sì, ne abbiamo parlato di questa cosa, ovviamente a lungo il municipio si farà promotore di questo progetto, perché il tema della memoria storica, anche quella più recente, è un tema che dà significato appunto alla nostra comunità locale, no? Non va disperso, quindi sono convinto che quello non può essere un appartamento che viene messo all'asta come aveva pensato la giunta Polverini. Non hanno messo all'asta nemmeno le altre case della regione, ecco, no? E su quello per fortuna Zingaretti, appena insediato, ci ha ascoltato, abbiamo cavalcato la richiesta appunto di cambiare il regolamento per la vendita degli immobili e per tutelare l'inquilinato degli immobili della regione. Però in più c'è ovviamente quest'altro tema che è fondamentale per noi, cioè quei sigilli su quella porta non sono una ferita per noi che dobbiamo sanare. Io ringrazio Paolo Marchionne, candidato del centro-sinistra nel terzo municipio di Roma, candidato alla presidenza del municipio. Grazie e buon proseguimento grazie di giornata. Grazie a voi dell'invito, un saluto a tutti i radioascoltatori.